Tragedia realmente accaduta. Ray Bubu Mancini, uno dei più famosi pugili panamericani di sempre, difese il titolo contro il sudcoreano Duk Ko Kim al Caesar Palace di Las Vegas il 13 novembre del 1982. Il match, che arrivò fino alla 14ª ripresa, fu letale per il pugile asiatico, che entrò in coma nell'arena per poi morire 5 giorni dopo, in ospedale, per le lesioni riportate alla testa. Mancini cadde in una profonda depressione e non fu più il pugile di un tempo. Mesi più tardi si suicidarono prima la madre del pugile coreano e poi l'arbitro, vittima del senso di colpa per non aver fermato il match. Duk Ko Kim profeticamente scrisse prima del match nella sua camera d'albergo: Live or die. Bum bum. Bum bum, colpi letali da entrambe le parti. Bum bum, facci tu me fatte. Bum bum, Duk è ancora lì. Bum bum, molte piaghe gli apre Ray, colpendolo. Bum bum, sollevandolo round dopo round con furia. Bum bum, lo schianta lentamente. Bum bum, senza forze, Duke reagisce. Prova, ma va vuoto, barcolla ora. Bum bum, è il 12° round, poteva essere la fine e soltanto l'inizio. Bum bum, Duke non molla, ma è una maschera di fatica e dolore. Bum bum, ancora 1, 2, 3, 12, 15, 20. Quanti di quei colpi si può sopportare? Bum bum, ricolpisce, è il 13° round. Duke non va giù, gli si aggrappa, esausto. Bum bum, lo abbraccia, cerca conforto, riposo. Bum bum, c'è qualcosa che non va nell'aria. Bum bum, anche il pubblico reagisce. Bum bum, si sente risuonare forte. Bum bum, lei non sa più come colpire. Bum bum, ma colpisce ugualmente, forte, sotto, sopra, il corpo, le tempie. Bum bum, si sente gridare. La folla esulta, incita vuole, vincita. Vuole sempre di più, vedere andare sempre più giù. Bum bum, lei si ferma un momento. Duke approfitta della pausa, mette in moto bene il suo sinistro. Bum bum, il sole accarezza la battaglia, si posa leggero sui corpi tesi. Bum bum, gli occhi di entrambi chiusi in una maschera mortuaria. Bum bum, il pubblico esulta, Duke è a terra, è solo una spinta. Bum bum, è un presagio, ma si prosegue, il round non finisce più. Bum bum, sembrano le trombe del giudizio, è soltanto la campana. Bum bum, si ricomincia, il cielo pare fisso, tutto si ferma. Bum bum, è un calcio tremendo, un diretto definitivo di Lattarini. Bum bum, Duke finisce KO. Bum bum, è tutto buio lì dove sprofonda, un buio cane, finito. Bum bum, un attimo, cerca di rialzarsi. Il campione è portato in trionfo, è Ray. Attorno soltanto urla e confusione. Duke si accascia all'angolo con il corpo a seguito come fosse sacco. Lenton scivola in una morte da guerriero. Bum bum, reenacts a real tragedy. Ray Bum Bum Mancini. Mancini, sì, Mancini. Mancini, yeah, Mancini in Italian. One of the most famous Italian-American boxers ever was defending his title against the South Korean Duk Ko Kim at Caesar Palace in Las Vegas, the 13th of November 1982. The match went to the 14th round and was lethal for the Korean. Kim went into a coma in the arena and died in the hospital 4 days later as a result of damage to his skull and brain. Mancini fell into deep depression and was never again the same boxer. Months later, the Korean boxer's mother commits suicide, followed by the referee, victimized by a sense of guilt for not having put a stop to the match. In his hotel room before the boot, Duke Ko Kim had written prophetically, "Live or die." Boom boom, leads of blows from every side. Boom boom, face is swollen. Boom boom, Duke stayed there. Boom boom, with each blow, Ray splits him open more. Boom boom is lifting him up round after round with fury. Boom boom is crushing him slowly. Boom boom, Duke responds weakly, or tries to, but his pawing at the air now is wobbling. Boom boom is the 12th round. It could be the end, but it's just the beginning. Boom boom, Duke doesn't give in, but it's a mask of fatigue and pain. Boom boom, again. 1, 2, 3, 12, 15, 20. How much can a man take? Boom boom, Ray lands another. It's the 13th round.
Duke isn't going down. He grabs onto him exhausted. Boom Boom holds onto him looking for comfort, for shelter. Boom Boom, you can feel in the air that something isn't right. Boom Boom, the crowd freezes. Boom Boom, the sound loudly echoes. Boom Boom, Ray just throwing punches now. Boom Boom, but he's still landing them with great force below, above, to the body, to the temples. Boom Boom, you can hear people shouting, the crowd is excited. It used them on it, always wants more, wants to sit down more and more into it. Boom Boom, Ray pauses for a moment. Duke takes advantage, he gets his left good and ready. Boom Boom, sunlight bath, the battle, it gently hovers over the flexing bodies. Boom Boom, their eyes are shut in death masks. Boom Boom, the public is excited. Duke is on the ground. Wasn't it just a show? Boom Boom, it's an omen, but on it goes, the round won't end. Boom Boom, it could be the trumpet of the last judgment. It's only the bell. Boom Boom, it all begins again, the sky seems to stand still, everything stops. Boom Boom, a tremendous right hook, a decisive straight right by Ray. Boom Boom, Duke is finished, KO. Boom Boom is collapsed into heart of darkness and infinite pitch dark. Boom Boom, for an instant he tries to raise himself up. The champion is carried off in triumph. It's Ray all around. There's only noise and confusion. Duke is slumped in the corner. His body has been dumped like a sack. He crawls away slowly in a warrior's death. Ok, direi che possiamo finire qua con la lettura e passare di là, perché abbiamo sia io che Steven dei libri da vendere. Ok, we can finish here the lecture and we can go to the other room where Gabriele and Steve, they can sign their books if you want. Ok. Io ho, diciamo, questo libro verrà dato in omaggio perché accompagnato da un artbook in creatura di 100 copie con i disegni di Bart Young per me. Okay, this book will be a gift with Bart Young's opera and it's been printed on only 100 copies. Yeah. With the artwork by Bart Young. With the Bart Young's artwork included. Thank you for coming. Thank you. Enjoy.